Gli operatori del NOx partecipano spesso a scambi con forze speciali di altri paesi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i giapponesi del SAT, il team speciale di assalto. Comandante, nel confronto con gli altri team speciali, quali sono le differenze principali che avete riscontrato? Sostanzialmente le differenze sono legate anche al tipo di impiego che hanno altri paesi in altri contesti, con anche la tipologia della criminalità in cui operano. Tecnicamente e tatticamente ci sono chiaramente delle affinità. Dell'affinità sui movimenti, su alcune tecniche, perché poi comunque tutto si ricongiunge ad un unico obiettivo, quindi che si parla di terrorismo internazionale e soprattutto nella situazione di grandi eventi con presa d'ostaggi a bordo di aerei, treni, bus o navi, dovremmo parlare tutti la stessa lingua, quindi di conseguenza una differenziazione c'è, ma è evidenziata esclusivamente all'ambito in cui il reparto opera, legato chiaramente alle vicissitudini e alle leggi e al tipo di criminalità che trova. Della squadra d'assalto fanno parte anche alcuni cani. Come li selezionate e in quali casi entrano in azione? Le squadre di intervento speciali sono fatte di assaltatori, ma all'interno ci sono anche degli specialisti nella subacquea, degli specialisti nell'apertura varchi detti breacher, degli sniper, e poi abbiamo anche i nostri cinofili che ci accompagnano tutte le volte che abbiamo un intervento. E con cani selezionati, cani particolari che oltre ad essere selezionati per la tipologia dell'impiego del lavoro che devono svolgere, sono cani che devono sicuramente saper lavorare in team e quindi essere affiatati anche con gli operatori. I nostri cani vengono selezionati anche cercando di confrontarci con altri reparti stranieri e soprattutto cercando di cercare e ritrovare le caratteristiche che servono a noi, quindi lavorare anche in ambienti dove vengono utilizzate le armi, in ambienti dove viene richiesto al cane il massimo impegno in pochi secondi, in pochi minuti. E soprattutto, presupposto fondamentale, che richiedono una preparazione anche di anni, quindi sono cani che stanno benissimo, stanno presso i nostri canili, abbiamo i nostri istruttori, i nostri addestratori, ma il presupposto fondamentale è che lavorino costantemente ogni giorno con gli operatori. Molto importante è anche l'impiego di corde ed esplosivi. Sì, nei nostri team abbiamo, oltre ad avere degli specialisti, abbiamo anche l'utilizzo di materiali speciali. L'impiego delle corde, chiaramente sia in ambiente urbano ed extraurbano, è fondamentale lì dove chiaramente non possiamo avere accesso dai varchi principali, quindi utilizzando chiaramente l'entrata dalle finestre o da altre situazioni chiaramente che comportano altri accessi, altri varchi. Per quanto riguarda l'esplosivo, cerchiamo di utilizzare attraverso delle microcariche dei sistemi, soprattutto lì dove non possiamo avere accesso con i mezzi meccanici o oleopneumatici. Quindi di conseguenza se ci troviamo di fronte a varchi blindati ed altre situazioni particolari. In questo genere di operazioni l'affiatamento è fondamentale. Quanto addestramento serve per far muovere il gruppo all'unisono come se fosse un corpo unico?
quando si parla di reparto speciale, l'addestramento è il pane quotidiano. Tutti gli operatori ogni giorno devono impegnarsi con costanza in attività che poi vengono riportate nella realtà. Questo per creare chiaramente, oltre alla manualità e soprattutto alla padronanza di assimilare certe tecniche e certe tattiche, soprattutto per creare uno spirito di squadra, un affiatamento che li porta poi a lavorare nella realtà, soprattutto fidandosi l'uno dell'altro. Per concludere, quanto sono importanti questi momenti addestrativi comuni per la crescita dei suoi uomini? Sono fondamentali. Il fatto di confrontarsi con altri team comunque comporta il discorso di affrontare delle problematiche in cui a livello internazionale si dovrebbe parlare tutti la stessa lingua, e soprattutto ai fini dell'equipaggiamento e dei materiali è anche un grosso scambio, un grosso confronto per migliorare ciò che si evolve di giorno in giorno. Poi chiaramente abbiamo più affinità magari con altri reparti in un contesto europeo piuttosto che in un contesto molto più internazionale, perché hanno la stessa tipologia e lo stesso impiego del nostro reparto speciale.